Angel via 301. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò di un altro tester per batterie che ci permette di fare una diagnosi approfondita dello stato di salute sia per quanto riguarda le batterie di auto che per quanto riguarda quelle per la moto. E infatti, a differenza di altri, mi ha consentito di testare anche la batteria della mia Vespa. Ha un display a colori, ha una connessione USB che ci permette sia di aggiornare il firmware interno che anche di stampare un eventuale report. Questo costa solitamente attorno a 75 euro, per ora c'è uno sconto su Amazon, ma cercherò di farmi dare un ulteriore codice di sconto per farvelo pagare ancora di meno. E funziona sia con batteria da 6 che da 12 volt, e tra l'altro ci dà anche la possibilità di stampare un report di ciò che abbiamo diagnosticato nelle nostre batterie. Quindi mettiamoci sul bancone, mettiamolo alla prova. Ovviamente vi farò vedere un test fatto in esterno e insomma vediamo come si comporta e valutiamolo assieme. Iniziamo. Questo è quindi il prodotto in questione. Colleghiamolo subito alla batteria, così mentre ve ne parlo vediamo il suo display acceso. Colleghiamo i vari cavetti, non ha importanza se si collega prima il positivo oppure il negativo. Come vedete si accende quindi il display e ci appare un menu con queste icone a colori che, come potete vedere, ha anche un'ottima risoluzione. Allora, all'interno della confezione troverete quindi un manuale di istruzioni in inglese, ma è possibile scaricarlo anche in italiano dal sito internet, una bustina protettiva per poterlo trasportare e anche un cavo USB, micro USB. Allora, vediamo direttamente il menu di questo tester. Abbiamo la prima voce che ci serve a fare l'analisi per le batterie dell'automobile, che sia installata o meno all'interno dell'autovettura, la stessa cosa per quanto riguarda la batteria per la moto. Poi abbiamo la possibilità di verificare anche l'onda, quindi la tensione costante della batteria, e verificarne un eventuale abbassamento in base al carico che viene applicato, la riproduzione di ciò che abbiamo appena visto, la possibilità di stampare e poi l'ultimo menu che ci serve a dare delle impostazioni, per esempio per rimuovere il beep, cambiare lingua eccetera. E ha diverse lingue, in questo caso ho impostato in italiano, la traduzione non è perfetta al 100%, però devo ammettere che rispetto a tanti altri comunque è tradotto molto bene. Vi faccio vedere direttamente il test eseguito sulle varie batterie, sia quella della mia automobile che ha la batteria all'interno del vano motore ma con il polo positivo staccato, quindi farò il test come se la batteria fosse fuori dall'autoveicolo, e poi farò un ulteriore test su una Toyota iGo che ha la batteria invece installata, che utilizzo quotidianamente. Infine vedremo anche un rapido test su questa batteria e quindi vedremo questo strumento di diagnosi in diverse circostanze: batteria fuori dal veicolo, all'interno del veicolo e batteria per motoveicoli. E allora proviamo con la batteria della mia macchina, che è ferma da almeno un mesetto, quindi collego i cavi, andiamo su enter, interno dell'auto o esterno dell'auto. In questo caso non è collegata, quindi facciamo esterno dell'auto. Ok, mi chiede quale tipo di batteria è, ed è una batteria ordinaria. Il tipo di batteria è N, già ho memorizzato i dati perché avevo fatto il test, quindi 830A EN, e mi dà un risultato con uno stato di salute del 76%, voltaggio 12,68 e gli altri dati sono a posto. Allora, adesso ho collegato la batteria e voglio provare a vedere questa onda, quindi proverò ad accendere i fari e vedere il comportamento. In teoria dovrebbe segnarmi un consumo della batteria all'accensione degli stessi. Ok, infatti, come avete visto, nella parte finale si vede il consumo della batteria, quindi cambiamo un attimo inquadratura che viene molto molto meglio. Come vedete, nella parte finale abbiamo un minimo consumo di batteria perché ho acceso solamente le luci di posizione e ho premuto contemporaneamente il freno, quindi si sono accesi gli stop. Allora, adesso abbiamo cambiato macchina, quindi proviamo a fare il test anche con l'altra batteria. Come vedete, mantenendo premuto il tasto posso scorrere rapidamente, cambiare tipo di batteria, quindi impostiamo quella corretta. Ok, misura. In questo caso abbiamo una batteria in buono stato di salute, quindi 96%. A questo punto facciamo una prova anche facendo il test con la batteria all'interno dell'automobile. Quindi premo enter, batteria all'interno dell'auto. Ok, scusate ma purtroppo con la ripresa non si vede benissimo, devo abbassare di tanto. Va bene, facciamo così, tanto alla fine interessa vedere come si comporta il display. Adesso facciamo un test di avviamento. Quindi premo ok, arrestare il motore prima di premere invio e accedere al test. Avviamo quindi il motore. Ok.
mi dice il tempo di avviamento, il massimo voltaggio, il minimo, e poi mi dice avviamento normale, quindi test superato con successo. E adesso facciamo un test di ricarica, quindi prova ondulazione. E anche in questo caso test di ricarica normale. Anche su questa proviamo il test per vedere se mi rileva un abbassamento della tensione accendendo i fari. E come vedete adesso premerò gli stop. Ok, si va abbassando come era prevedibile ovviamente il voltaggio della batteria. Quindi spengo i fari, rilascio il pedale e come vedete torna praticamente alla normalità. Ma una delle cose che mi è piaciuta di più è quella che ci permette anche di utilizzarlo con batterie per moto. Questa per esempio è la batteria della mia Vespa e sinceramente finora nessuno dei tester per batterie, per diagnostica per batterie, mi aveva dato dei risultati per quanto riguarda questa batteria. Invece guardate, questo avendo la funzione specifica per le moto mi permette di selezionare il modello. In questo caso l'avevo già scelta, quindi è una 12N9 4B1 e lo troviamo riportato qua in basso, 12N9 4B1. Andiamo su enter e mi dice di sostituire la batteria perché ha uno stato di salute del 7%. Come vedete in questo caso il valore è molto alto, siamo a 90, quindi una batteria che ormai è completamente da buttare. Diciamo che uno stato di salute buono dovrebbe avere questo valore molto vicino a 3 o 4, poi dipende anche dal tipo di batteria, ma comunque valori bassi. Invece in questo caso è un valore eccessivamente alto e mi riporta anche un LED rosso in basso che mi sta a indicare un segnale di allarme. Altrimenti avremmo un segnale giallo o verde quando la batteria è a posto. E anche in questo caso potremmo misurare un eventuale calo di tensione se volessi collegare qualcosa, e possiamo accedere al comando forma d'onda sia selezionando l'icona, quindi scorrendo nel menu, che premendo questo tastino. Alla fine avremo lo stesso risultato, però il tasto fisico ci permette di accedere molto molto più velocemente rispetto alla selezione tramite tastini con le icone del menu. E allora ragazzi, questa è l'home page del sito internet angeltech.com. Collego il cavetto, si accenderà il dispositivo, quindi alimentato tramite la presa USB, e abbiamo la possibilità di scegliere il prodotto andando su prodotti e poi battery analyzer. Possiamo scegliere il nostro prodotto, lo troviamo qua, e abbiamo la possibilità di leggere una descrizione, le specifiche, gli accessori e anche di aggiornarlo, quindi aggiornare il firmware all'interno del dispositivo. E quindi una volta scaricato è possibile aggiornare il dispositivo. È possibile scaricare il manuale anche in italiano. A questo punto stacchiamo dalla batteria, ricolleghiamo in modo che si accenda tramite computer, andiamo su print, su stampa, enter, scegliamo cosa vogliamo stampare, forma d'onda 1, ok, come vedete ha caricato sul computer la forma d'onda che avevo salvato, e volendo possiamo anche stamparlo premendo sul tasto stampa e poi scegliendo la stampante per appunto ottenere in forma cartacea la forma d'onda che abbiamo sul monitor. Per fare invece l'aggiornamento bisogna premere e mantenere premuto il tasto enter sullo strumento mentre si collega il cavo USB al PC, quindi manteniamo premuto, colleghiamo, in questo modo mi dice che è possibile fare un aggiornamento e abbiamo la versione 3.1. Controllo aggiornamenti, ok, e in questo modo si sta aggiornando il dispositivo ad una nuova versione. Vediamo cosa succede e se troviamo qualche funzione in più. Ok, aggiornamento terminato, update successo, ok, perfetto, va bene, abbiamo un nuovo aggiornamento. Non so però su cosa vada ad agire.
Va bene, comunque abbiamo aggiornato il dispositivo. E allora ragazzi, quindi cosa ha di caratteristico questo tester? Come avete visto, riesce a lavorare anche con le batterie di moto, riesce a lavorare anche con batterie da 6-12 volt e ci permette di utilizzarlo sia come tester per verificare la tensione della stessa batteria che anche per vedere lo stato di salute della stessa, perché tante volte può succedere che una batteria abbia una carica sufficiente ma abbia uno stato di salute così basso che effettivamente non riesca a funzionare, quindi c'è il rischio che improvvisamente smetta di funzionare, ed è uno strumento destinato sia a chi vuole tenere monitorato lo stato di salute delle proprie batterie che eventualmente anche per i meccanici che vogliano avere un report cartaceo e verificare più batterie dei propri clienti, perché fornire ad un cliente un report in forma cartacea dello stato di salute della batteria effettivamente dà un punto in più anche ad un'eventuale officina. Quindi cosa dire, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, vi abbia aiutato a conoscere un nuovo prodotto che probabilmente non conoscevate. Se vi interessa vi lascio il link giù nel primo commento nella descrizione per poterlo comprare. Non mi resta che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!